Gentili amici, vi diamo il benvenuto nel nostro salotto di questa sera, salottino, salotto è troppo grosso, salottino, modesto. L'altra voce è la voce di coloro che hanno un sentimento profondo per quello che è l'opera di Dio e quella che è la parola di Dio. Siamo cristiani fondamentalisti e l'argomento vi era stato preannunciato, e l'argomento di questa sera è un argomento, diciamo pure, un po' scabroso, scabroso in quello che è il suo significato e soprattutto in quello che è la sua realtà. Vi parleremo di quello che è l'aborto. E in studio con me, come abbiamo questa sera, Antonio Verrillo, il pastore Antonio Verrillo, il pastore Michele Romeo e il pastore Patrizio Raetta. Entriamo subito, come sempre, di consueto, lo diciamo sempre, in merito alla discussione, all'argomento. E al pastore Verrillo, prima di parlare dell'aborto, vorremmo che lui si esprimesse per quello che è un valore che molti stanno trascurando, stanno denigrando, ed è il valore della vita. Vuoi dirci qualcosa, Antonio, a tal riguardo? Sì, è già la domanda come posta, si sta appunto in un salottino cristiano, perché per tutti, insomma, cioè per la maggior parte, la vita non è un valore. Ora, se noi seguiamo soltanto il capitolo 1 e 2 del Genesi, io credo che in questo capitolo, nei versi che parlano della creazione, del rapporto uomo-Dio, noi troviamo non solo il senso della vita, non solo il valore della vita, ma anche perché la vita è un valore, perché bisognerebbe proprio dimostrarlo che la vita è un valore. Adesso non vale niente la vita, non vale niente, ci si droga, ci si suicida, ci si ammazza, ci si fanno stragi. E a parer mio, in questi versi che io vi leggerò, si vede tutto il senso della crisi esistenziale, tutto il senso della autoconsapevolezza della propria esistenza e quindi il passare da una vita senza valore a una vita come dono. Ascoltate il capitolo 1, il versetto 26 del Genesi, dice: «Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza». E poi, «Così Dio creò l'uomo a sua immagine». Dio lo creò a immagine di Dio. Ora, questi versi parlano del dover vivere ed è la prima crisi, il primo senso di crisi che prende, che ha preso quasi tutti quanti noi, credo. Cioè a un certo punto noi ci troviamo buttati nell'esistenza, noi ci troviamo a vivere non perché abbiamo scelto di vivere, noi ci troviamo a vivere non perché qualcuno ci ha chiesto se noi avessimo mai desiderato di voler vivere, ma ci troviamo a vivere perché altri hanno deciso per noi. Ma non hanno nemmeno deciso per noi sapendo chi noi saremmo poi stati. Hanno deciso di avere un figlio, così come qui sembra che Yahweh decida di creare un uomo, una donna. Noi ci troviamo a dover vivere. E questo è il primo aspetto, è l'aspetto tragico. Questo squalifica l'esistenza se uno pensa che la vita sia il dover vivere, se uno vede la vita come compulsione a vivere, come essere costretti a vivere. Ma la scrittura che dice? E Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero che abbia frutti portatori di seme, questo vi servirà di nutrimento. Allora comincia a subentrare qualcosa nell'uomo che ha una certa comunione, ha un fondamento di fede, qui poi lo approfondiremo. Cioè l'uomo capisce che non è che deve vivere, ma l'uomo può vivere. Cioè Dio ci mette nella condizione di poter vivere. La nostra vita ha un rapporto con gli altri, la nostra vita ha una possibilità di alimentarsi degli altri, dei valori che sono stati posti da Dio. Allora noi sì, dobbiamo vivere, ma Dio ci dà la possibilità di poter vivere, di aver di che vivere. Possiamo vivere e possiamo vivere effettivamente nutrendo, qui nutrendo il nostro corpo, ma andremo oltre. Quindi in Dio, Dio non è colui che ci butta a dover vivere, ma Dio provvede anche alla possibilità, ci dà la possibilità di poter vivere. Poi dopo c'è l'altro aspetto, 2 Genesi, vedete il verso 15 e 16. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse, e l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. Allora, la vita acquista valore quando c'è anche un saper vivere, cioè
dover vivere, poter vivere, ma devi anche saper vivere. Cioè devi anche sapere tu, la tua vita, come devi condurla. Comincerà ad acquistare valore la tua esistenza, comincerà ad acquistare valore la nostra esistenza, quando capiremo che c'è un modo saggio di vivere l'esistenza, non un modo sgredolato di vivere l'esistenza. Questo modo sgredolato fa perdere ogni valore dell'esistenza. Esiste un modo saggio sul fondamento di Dio che dà valore all'esistenza. Allora noi passiamo in questo, a mano in Dio. Noi passiamo dal fatto che dobbiamo vivere e ci crucciamo del dover vivere, ma in Dio vediamo che possiamo vivere, c'è un senso di provvidenza dell'Eterno che conosciamo in Dio vediamo che dobbiamo saper vivere, ci dice Dio delle indicazioni nell'Evangelo e sia lodato Cristo Gesù che ci ha dato l'Evangelo, onde possiamo sapere come vivere, ma è bello questo, capitolo 2, il verso 23 del Genesi, l'uomo disse, quando Dio creò la donna, questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. C'è qui anche la gioia di vivere, cioè il voler vivere. A un certo punto, nell'incontro con l'altro, soprattutto nell'incontro con la donna, e se voi ricordate è stato parlato di omosessualità e è stato escluso il fondamento cristiano dell'omosessualità, perché la Bibbia conosce un rapporto con la donna, un rapporto col proprio partner che è gioia di vivere. Allora qual è il valore della vita? Il valore della vita è un valore che viene a mano che noi entriamo in questa gioia della vita, cioè dal dover vivere al poter vivere, al saper vivere fino al voler vivere perché sto in relazione con gli altri, soprattutto sto in relazione con qualcuno che è mia ossa, che è mia carne, che è compagna della mia esistenza e questo qualcuno è segno, è tipo di una comunità. Sto in una comunità. Io ho la gioia di vivere quando troviamo in una comunità. E Cristo Gesù ha creato la sua comunità che si chiama Chiesa. E allora noi capiamo il dono di Dio quando riusciamo a vivere la coinonia, cioè la comunione ecclesiale in Cristo Gesù. E vediamo il dono, il valore della vita in tutta questa escalation, in tutta questa rivelazione, in tutta questa gioia che l'Eterno ci dà per il fatto che effettivamente, ecco, ho coscienza di vivere in questo modo così pieno, in questo modo così altruistico, in questa relazione così serena e così pacifica con gli altri. Era necessaria questa premessa all'argomento aborto perché? Perché sta venendo, è venuta a mancare proprio questa consapevolezza, questa gioia di questa vita e nel vedere altre vite non c'è più il desiderio, non si capisce più che è un dono di Dio, perché al di là di tutte le teorie scientifiche e filosofiche, noi rimaniamo fermi ai principi della Genesi, che Dio creò l'uomo a sua immagine, a sua somiglianza, e all'uomo ha dato facoltà ancora di procreare. Ed è questo l'argomento che vogliamo immediatamente inserire nel nostro discorso e vogliamo offrire al pastore Michele Romeo, circa la procreazione che poi è collegata al fatto di dare continuazione o meno alla vita e alle vite che vengono. Dunque, nella stessa Genesi noi leggiamo che Dio li benedisse e disse crescete e moltiplicate. Ora, questo crescere e questo moltiplicare non significa che noi siamo dei robot per cui facciamo delle cose senza responsabilità e senza renderci conto di quello che sono gli effetti di certi nostri atti. Come cristiani, siccome stiamo parlando dell'aborto, noi crediamo nella pianificazione tra marito e moglie nell'ambito della famiglia della responsabilità di volere un figlio, quanti figli desiderare. Certamente se capitasse, come succede, un incidente di percorso, non, come cristiani non andremo certamente ad abortire, ma accetteremo senz'altro la volontà di Dio, perché come ci ha spiegato il pastore Verrillo, noi diamo, e non noi ma la Bibbia, e come credenti cristiani abbiamo il sacrosanto dovere di dare valore alla vita. Molti dicono la vita è una schifezza,
noi come cristiani diciamo la vita è una bellezza quando viene vissuta nei crismi della parola di Dio, dell'ordinamento sacro a cui Dio ci ha comandati e ordinati. Ma chiaramente non possiamo escludere la responsabilità e dobbiamo dirlo in tutta coscienza e in tutta onestà. Non siamo certamente del parere di quello che è la versione ufficiale, la tesi ufficiale, senza voler polemizzare, che chiaramente dobbiamo, senza nessuna responsabilità, accoppiarci e poi magari avere tutti i figli che vogliamo. Io dico come pastore a chi mi fa la domanda specifica se il marito e la moglie sono d'accordo ad avere tutti i figli che possono venire nell'ambito di un matrimonio e sono d'accordo, Dio vi benedica. Ma certamente quando irresponsabilmente si mettono al mondo senza una pianificazione, senza una responsabilità, perché Dio ci ha dato oltre la vita anche l'intelligenza, è chiaro che se non comprendiamo oggi le responsabilità che abbiamo, il dovere che abbiamo verso i figli, certamente faremo una procreazione illimitata, irresponsabile. Dio non ci ha chiamato ad essere irresponsabili, Dio ci ha chiamato ad essere sapienti e intelligenti. Ecco perché nella vita sessuale e anche nella stessa donna non è che è sempre feconda, ci sono dei periodi. Dio ha stabilito questi principi proprio per dare all'uomo, alla donna, alla famiglia l'intelligenza per sapere pianificare la loro vita familiare, ripeto, sempre nella responsabilità. È meglio il prevenire che curare. E purtroppo ci ritroviamo che questi valori vengono infranti. Se anche si può legalizzare un aborto, ma non si può assolutamente pretendere di renderlo spirituale o quantomeno di farlo di renderlo giustificabile sotto l'aspetto spirituale. A tal proposito vorrei che ne parlasse proprio il pastore Patrizio Draetta. Aborto un poco su quello spontaneo, su quello invece procurato, che poi rappresenta e rappresenta quello più comune. Certo, noi parliamo sempre in base a delle scelte. Ora, ci sono delle scelte prese per contingenze di cause di forza maggiore e ci sono contingenze e scelte da dover fare e che promuoveranno tutti degli effetti dopo, successivi. Ora, diciamo che la scelta che noi facciamo ogni giorno produrrà appunto delle conseguenze e anche la conseguenza di dover scegliere in questo caso dell'aborto è qualcosa che bisogna ben ponderare. Ora diciamo, la vita in se stessa è stata classificata da qualcuno come vita, matrimonio, proprietà, onore. Ora la vita in se stessa ha un'origine, ha uno sviluppo, ha una moltiplicazione. Ora la vita in se stessa è fatta in una certa maniera, come abbiamo sentito anche dall'inizio, che effettivamente può produrre queste, deve produrre questi risultati. Cioè deve esservi un'origine, effettivamente la vita ha un'origine. Ora, a qualsiasi livello essa sia, è vita. Anche se è solo allo stato embrionale, è vita. Ora, qualcuno ha classificato che prima del 90° giorno non ci possiamo trovare di fronte a un vero e proprio elemento vitale, cioè il feto vitale. Ci troviamo di fronte a un essere in formazione. Questa è stata la classificazione portata avanti dagli studiosi. Ma noi sappiamo bene che nella parola di Dio è scritto in tante occasioni che Dio ha proprio provveduto questa procreazione, questa azione di creazione insieme con i suoi principi che egli ha stabilito. Quindi, diciamo, l'aborto spontaneo è qualcosa a cui sono soggette moltissime donne, nonché anche mia moglie, per esempio il primo bambino l'abbiamo perso proprio nello stato embrionale, perché ci sono tante cause, malformazioni, debolezze, intossicazioni, malattie, eccetera. Quindi di fronte alla causa di un male, effettivamente noi non possiamo star lì a pretendere quale possa essere la volontà di Dio. Sappiamo bene che a causa del peccato introdotto nel mondo sono venute fuori tutte le malattie, tutte le conseguenze che oggi vediamo. Quindi c'è tutto un processo di pulizia che poi occorre. Il fetolino dopo il 90° giorno è considerato un fatto proprio come
un parto prematuro, cioè quando c'è un aborto di questo tipo è un parto prematuro vero e proprio. Ora, nell'ambito entro il 90° giorno, la legge ha permesso, ancora nel 1978, permise questa possibilità. Dedicata a chi? L'aborto si può dividere in due fattori, l'aborto procurato si può dividere in due tipi e specialità, l'aborto terapeutico e l'aborto criminoso. L'aborto terapeutico, ovviamente, per quelli che l'hanno stabilito, per gli studiosi, per i medici, per alcune determinate difficoltà che possono essere appunto di salute per la donna, possono essere motivi ancora di condizioni sociali, economiche, e anche per la contingenza stessa del concepimento, in che stadio è stato appunto concepito. E si fanno queste analisi. L'aborto criminoso, quindi procurato criminoso, invece è qualcosa che viene procurato con dei mezzi anomali e non solo, e poi contro il parere del medico, addirittura di nascosto e così via, come si fanno in certi paesi e forse si farà ancora. Ma parliamo dell'aborto terapeutico portato avanti e procurato proprio per cagione di forza. Diciamo che molti approfittano di questa legge. Per esempio, in una famiglia ci può essere il dispetto della moglie verso il marito. Ci può essere tante di quelle situazioni che veramente la paura del parto vero e proprio in alcuni. Cioè, avendo questa possibilità, ci si rilascia, non pensando che la vita è nostra, è vero, la possiamo stabilire nostra, ma quando si va nei confronti di una vita altrui, quale potrebbe essere anche quella di un fetolino, siamo di fronte veramente a una realtà e a rompere certi principi che invece di vita che Dio ha disposto. Quindi oggi noi sappiamo bene che Dio desidera proprio il procreare della vita, desidera proprio che la vita è azione, la morte è la cessazione della vita, e addirittura uccidere qualcosa, anche se solamente minuscolo, invisibile quasi, già all'origine, per noi ovviamente non possiamo essere d'accordo. Quindi abbiamo sentito Patrizio, ma adesso abbiamo sentito ancora precedentemente Michele Romeo che parlava di pianificazione. E io credo che questi due discorsi devono combinare insieme, la pianificazione e l'aborto. In questo senso si è parlato di un aborto terapeutico. Questa è una piccola patata bollente che io scarico immediatamente su Antonio Verrillo, ma relativamente, lo dico scherzosamente. Perché? Perché ad Antonio gli chiediamo, nel principio delle scritture, fino a che punto possiamo considerare che l'aborto terapeutico può essere qualcosa di da poter, diciamo, esercitare o meno. E si è parlato tanto della libertà della donna, che può fare e può dire, ma questa libertà o libertinaggio che sia, in rapporto alla scrittura, che è la volontà di Dio, la parola di Dio, è il principio di ogni vita, cosa ci dice la scrittura al riguardo, Antonio? Sì. La Bibbia, quando si parla di aborto, vedremo, ci sono alcuni riferimenti biblici. È chiaro che nella Bibbia non c'è il concetto, la concezione di aborto terapeutico, eugenetico, socio-economico. Ci sono alcuni riferimenti dai quali noi potremmo, riflettendo, meditando, dare un'interpretazione oggi a proposito dell'opportunità o meno dell'aborto. Per esempio, il primo riferimento è in Esodo 21. I versi 22, 23 e 24 dicono, ascoltate perché è forse qui tra le righe che dobbiamo capire, se alcuni vengono al lite e percuotono una donna incinta così da farla abortire, ma non esegue altro danno, il percotitore sarà multato in base a quanto il marito della donna gli imporrà e gli pagherà l'indennizzo come determineranno i giudici, ma se ne segue danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano. Sembra quasi qui, sembra quasi irriverente, insomma, la scrittura, nel senso che se la donna abortisce non c'è danno, se la donna invece è uccisa o viene mutilata, ci si dovrà procurare una mutilazione simile. Cosa vuole evidenziare qui la scrittura? Vuole evidenziare che se l'aborto terapeutico è inteso in questo senso, nel senso che o il figliolo, o portare avanti questa gravidanza, o la vita della donna, in realtà la scrittura dà a una vita consapevole della propria vita
la priorità di una vita non ancora venuta, di una vita non ancora raggiunta, presa dalla consapevolezza di essere in vita. Questo però non significa che siamo i padroni del feto che ci portiamo dentro, come diceva prima il pastore Draetta. Significa semplicemente che se ci trovassimo di fronte a questo caso estremo, dover scegliere, la scrittura dice di dover scegliere per la madre. E il fatto che la scrittura non prevede per niente l'aborto, perché la nascita, la procreazione è dono di Dio, è in Esodo 23, al verso 26, Dio dice: io ti benedirò così tanto che nel tuo paese non ci sarà alcuna donna che debba subire aborto. E questo che cosa vuol dire? Anche l'aborto eugenetico. Che cos'è l'aborto eugenetico? Quando per esempio si sa che il figlio sarà anencefalico, cioè dovrà nascere senza cervello. A questo punto il pastore deve essere anche pastore di colui che sta per nascere. Cioè il pastore non deve dover difendere la vita tout court, cioè assolutamente, dice no, deve nascere. Il pastore deve essere il pastore di colui che sta per nascere, perché in ogni caso è una vita, in ogni caso viene, è vita. Allora se i genitori hanno coscienza, hanno consapevolezza, se i genitori sono pronti, se i genitori sono così consapevoli, ha diritto di nascere, perché qui non si fanno pulizie etniche, i buoni sì e i malati no. Ma se non c'è da poter assistere e nascerà una persona che dovrà semplicemente soffrire, allora l'esistenza dice che di fronte alla sofferenza, ascoltate Giobbe, perché non sono morto nel grembo di mia madre? Perché non sono spirato appena uscito dal suo ventre? Sì, ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei riposo. O perché non sono stato come un aborto nascosto, come bimbi che non hanno mai visto la luce? Laggiù i malvagi smettono di tormentare, laggiù riposano gli stanchi. Cioè, bisogna avere la forza, la coscienza, la consapevolezza, la volontà di accettare la vita, di volerla accettare. Ma nel caso che ci sia questo abbrutimento, nel caso che ci sia questo diniego, allora bisogna anche pastoralmente responsabilizzare la madre. Naturalmente non siamo, siamo per ciò che non è peccato e non è peccaminoso. Non siamo per i fabbricanti di angeli, noi non crediamo, anzi, questi fabbricanti di angeli e del pensiero cristiano sono degli assassini, diciamolo in maniera chiara. Ovviamente, nei discorsi che avete ascoltato, ci sono delle componenti che vanno prese con grande senso di responsabilità, e questa responsabilità deve essere fatta in rapporto a quello che è la conoscenza della parola di Dio e di quello che sono, e di quello che è l'etica cristiana, l'etica morale cristiana. Vogliamo dire ancora qualcosa, ma la maggior parte di questi aborti riguardano soprattutto persone che si sbarazzano, perché avvengono cose anche fuori dal matrimonio. Per quanto riguarda quello che diceva Antonio, personalmente aggiungerei il mio pensiero, che è quello di consigliare, di pianificare e di essere attenti a tutte le possibilità, le soluzioni e soprattutto di carattere analistico, medico, prima di procedere a una procreazione. Perché? Perché accorgersene poi troppo tardi in certe cose, volendo o nolendo, anche se fra le scelte si deve scegliere l'una o l'altra, la migliore scelta è quella di farla con una, diciamo pure, una attenzione personale, di poterlo fare proprio quello di prevenire e di prevenire certe cose. Abbiamo pochissimo tempo a disposizione, avremmo voluto darne di più e lo dico in questa occasione e lo devo dire, perché abbiamo ancora due domande e dobbiamo dividerla fra Michele Romeo e fra Patrizio che concluderà. A Michele gli diciamo e chiediamo questo. Alla fine tutto questo, soprattutto della liberalizzazione in un certo senso di queste leggi dell'aborto, hanno portato a un dato statistico attuale, vero. In Italia c'è un decremento delle nascite, cioè si parla di avere una società di vecchi e non più di giovani. Che ne dice al riguardo, Michele? Ma io credo che questa sia la conseguenza dell'egoismo umano, cercherò di essere sintetico al massimo. Oggi la nascita di un figlio non è più la gioia che un giorno veniva presa proprio con un momento di felicità in cui si portavano i fiori, eccetera, eccetera. Molte volte ci capita di vedere che dare una notizia alla moglie al marito di essere incinta, questo fatto comincia ad essere un nemico
proprio della famiglia. Ecco, si comincia ad essere avversi verso quest'essere che deve venire in vita. Aggiungerei la situazione di tante coppie che fin dalla piccola infanzia, oggi ci sono i famosi nidi in cui questi bambini, perché la madre e il padre sono costretti a lavorare, devono essere messi lì, insomma, creano veramente tanti traumi nella vita delle persone. Io vorrei dire, ripeto, il discorso sarebbe troppo lungo, i figli sono un dono di Dio, non un nemico da combattere, ma una persona, un essere da amare, da accogliere e da dare tutto l'esempio possibile affinché possa essere una luce in questa società, un esempio del bene. Parleremo una prossima puntata dell'infanzia abbandonata e concludiamo con Patrizio sul crescete moltiplicato biblico che oggi sembra proprio che non sia quasi più accettato. Che ci dici, Patrizio? Beh, rispondo immediatamente con un passo alla parola di Dio. Genesi, stiamo leggendo Genesi, quindi il libro dell'inizio, parliamo di tutto ciò che è inizio, e anche questi benedetti embrioni sono l'inizio. E dice così, Genesi 1 al verso 28, e Dio li benedì e disse loro, fruttate, moltiplicate, riempite la terra, rendetevela soggetta, e dominate sopra i pesci del mare, sopra gli uccelli del cielo, sopra ogni bestia che cammina sopra la terra. Effettivamente il volere di Dio era ed è sempre quello della promozione della vita. Abbiamo già parlato dell'origine, sviluppo e moltiplicazione della vita. E adesso è proprio così necessario e importante capire che adesso c'è necessaria un'altra moltiplicazione. Adesso la Terra conta quasi 5 miliardi di persone, quindi Dio ha cambiato lo scopo già con la venuta di Gesù Cristo. Doveva avvenire una nuova moltiplicazione, di nuove nascite. Cioè di nuovi credenti, non più di creature di Dio, ma di figliuoli di Dio. Quindi il crescete e moltiplicatevi adesso in Cristo Gesù ha acquistato un altro ulteriore e meraviglioso significato, cioè il fatto che tanti possono effettivamente essere cambiati dalla potenza di Dio e ci può essere una crescita e una moltiplicazione del popolo di Dio, dei figli di Dio. Oltretutto c'è anche un cambiamento mentale che porta nelle famiglie il giusto equilibrio. Finalmente possiamo ritrovare queste famiglie serene che sanno pianificare la loro vita nella preghiera con Dio, sanno esprimere il loro desiderio di avere figli, la quantità di figli e anche tutto quanto possono ricevere dal nostro Signore come indirizzo per la propria vita. Avremmo dovuto dire tante cose, abbiamo detto qualcosa. Se Dio ci dà grazia, quindi avremo altra possibilità in future trasmissioni. La prossima trasmissione riguarderà l'educazione dei figli e non mi rimane altro a questo punto di invitarvi al prossimo appuntamento, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora. Speriamo di aver detto qualcosa di costruttivo, di utile. Se non ci fossimo riusciti, vi chiediamo perdono. Ci proveremo a fare meglio la prossima volta. E insieme ad Antonio Verrillo, a Michele Romeo, Patrizio Doretta, vi salutiamo col consueto saluto cristiano e soprattutto, più che un saluto, è un augurio di prosperità. Perché dicendo Dio vi benedica, vi auguriamo tutto ciò che veramente è buono, tutto ciò che veramente è bene. E Dio vi benedica.